Ciao! Allora, questo è un video di chiacchiere dove vi voglio parlare un attimo dei miei prodotti preferiti per il contorno occhi. Sapete che, si vede, sono portatrice di borse e occhiaie e ne ho davvero tante ed è quindi cerco sempre un prodotto per il contorno occhi, soprattutto vista anche l'età, e ora che è ora, da un bel po' lo faccio, vista l'età è il caso che io il contorno occhi lo uso sempre e sono diventata davvero nella mia beauty routine, questo non lo mollo mai, quindi contorno occhi mattina e sera assieme alla crema viso. Il prodotto che io amo di più di tutti e che con cui mi trovo benissimo è questo del Livrochet, l'ovale lifting, anti-rilassamento ed è anti-lift, è questo. Ok, questo arancione che ha anche un applicatore molto pratico perché è, vabbè che se è finito posso farvelo vedere, è in silicone morbido, così tagliato, quindi è davvero comodo anche da applicare e poi lo stringi, spingi un pochino, vai a applicarlo ed è fantastico, soprattutto con la mia palpebra cadente vedo qualche piccolo miglioramento e quindi questo è il mio prodotto in assoluto preferito, solo che un po' costicchia intanto, quindi lo prendo solo con gli sconti e poi non voglio utilizzare sempre solo lui perché ho paura che poi la palpebra vada ad abituarsi e quindi quando ne ho finito uno tendo ad usare altri prodotti. Faccio un po' come si dice, una routine, cambio perché preferisco. Allora, l'altro prodotto che sicuramente è molto molto valido e anche più low cost è questo contorno occhi delle Provenzali. Questo non ho notato miglioramenti sul fatto della palpebra cadente, ma è molto idratante ed è anche rinfresca, quindi è perfetto per le borse, per le occhiaie. È anche un ottimo inci, quindi sicuramente è un validissimo prodotto. Anche di questo ne basta pochissimo all'applicatore. A beccuccio ne basta poco e assorbe velocemente, quindi davvero mattina e sera è comodissimo. Finiamo con un terzo prodotto che vi mostro perché io faccio un tubetto di questo e poi dopo a rotazione uno di questo oppure quello che vi faccio vedere ed è questo impacco della HQ, impacco contorno occhi estratto di Fiordaliso. Questo cioè, intanto è comodissimo, è pratico anche da portarsi dietro. Poi è low cost perché viene 2,50 euro a prezzo pieno, lo trovo anche in offerta a 0,99 euro. È un 10 ml, quindi la stessa quantità degli altri contornocchi. Dice di essere per 15 dosi, ma tranquilli, è per molte, molte di più perché basta pochissimo prodotto. Questo è il tappino, esce da qui. È molto delicato e va a idratare il contorno occhi, quindi perfetto nella skincare routine. Non ho notato anche in questo caso miglioramenti per quanto riguarda la palpebra, ma comunque sia essendo fresco, poi comunque sia lo picchietti e quindi tende a decongestionare le occhiaie, quindi davvero è perfetto. Certo, ci vuole poi dopo un correttore, l'alimentazione sana e tutto soprattutto per togliere un po' i ristagni dei liquidi. Quindi questo è imprescindibile. Comunque sia, trovo che questi tre prodotti siano tra quelli che ho provato i migliori, anche a tre prezzi diversi, perché questo è più caro, poi c'è questo che è un medio e questo che è più low cost. E io mi trovo benissimo così. Mattina e sera mi lavo il viso, poi dopo applico il contorno occhi e poi comunque la crema viso. Stessa cosa alla sera. Io faccio una confezione intera di questa che mi dura un paio di mesi e poi dopo faccio una di questa oppure una di questa e riprendo il mio preferito, così il contorno occhi non si abitua mai a un prodotto e io mi trovo bene così. Poi c'è chi dice che invece puoi usarlo all'infinito, però io ho paura che mi si abitui e poi non ho più niente da dire che è strong. E allora, questi sono i tre prodotti per il contorno occhi per portatrici di borse e occhiaie come me, che trovo siano molto validi. Anche in estate tranquillamente, oppure per chi non si trucca tanto, sono perfetti anche in estate, sì, perché sono leggeri e quindi assorbono subito, e per il trucco perché si assorbono subito, come ho già detto, e quindi sono perfetti anche come base trucco. Questo
Questi sono loro tre, fatemi sapere se avete provato qualcuno di questi tre e come siete trovate. Io come sempre spero vi sia stato utile e se ti è piaciuto questo video di chiacchiere sul contorno occhi, lasciami un like, iscriviti al canale così non perdi le prossime recensioni beauty e alla prossima, ciao!